Caro fratello, cara sorella, bentornato nel canale cristiano e viva Gesù. Anche oggi con l'appuntamento quotidiano del miracolo ogni giorno. Oggi ti vorrei chiedere, hai un sogno? Ti sei mai prefissato un obiettivo? Forse avevi un sogno che hai abbandonato perché non vedi una via d'uscita nella situazione che stai attraversando? Ti senti talvolta scoraggiato? E allora, ascolta queste parole di Isaia 54, 2, 3. Allarga il tuo luogo, della tua tenda, si spieghino i teli della tua abitazione, senza risparmio. Allunga i tuoi codarmi, rafforza i tuoi picchetti, poiché ti espanderai a destra e a sinistra. La tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Sai, Israele stava vivendo lo stesso scoraggiamento. Era in esilio a Babilonia, era stato vinto dalla superpotenza dell'epoca, la speranza era molto poca, il suo futuro come popolo era compromesso. Come potevano pensare di ritornare nella terra promessa dei loro antenati? Ma Dio aveva fatto loro una promessa: dopo 70 anni in esilio sarebbero tornati, sarebbero stati di nuovo un popolo sovrano. Dio non solo conferma questa promessa, ma li invita a prepararsi in grande. Come abbiamo letto, allarga senza risparmio, allunga, rafforza, ti espanderai. Quindi, caro fratello, cara sorella, cosa ti aspetti dal futuro? Se ti aspetti cose negative, una situazione peggiore di questa di oggi, questa attuale, cambia ora le tue aspettative. Abbi fede e non aver paura. Aspettati da Dio grandi cose. Se ti aspetti miglioramenti, se stai portando avanti un sogno, abbi fiducia. Il Signore ti sorprenderà. Chiedi in preghiera tutto quello che ti occorre. La risposta arriverà e sarà al di là delle tue aspettative. Ho un suggerimento per te. Scrivi il tuo sogno, scrivi quello che vorresti migliorare e dentro quando? Alla scadenza, torna a leggere quello che hai scritto. Rimarrai meravigliato della risposta di Dio. Grazie di esistere. Ti aspetto domani con un miracolo ogni giorno. Intanto lascia un like di supporto e se non l'hai fatto ancora, iscriviti al canale, commenta e condividi con tutti i tuoi cari. Grazie e buona giornata!